Sono nella cucina dell'Osteria del Teatro a Cortona con Emiliano, lo chef, che adesso ci cucina un piatto. Quale? Beh, prepariamo il baccarà crociato su una passatina di ceci con delle alici, capperi di pantelleria, bietola e, se vogliamo, del peperoncino. Una ricetta antica che si assaggia in questo ristorante e che appunto ha una storia molto lunga. Esatto, è una rivisitazione di una vecchia ricetta tipica aretina, dove il baccalà crociato sta per rosolato, veniva servito come contorno dei ceci e veniva proposto con la tipica salsa all'acciugata. La tipica salsa all'acciugata che serve per accompagnare sia la bistecca nella zona di Arezzo che dai bolliti, che è fatta con capperi, acciughe e prezzemolo. Come si prepara questo piatto? Vediamo i passaggi. Iniziamo innanzitutto. Innanzitutto, la sera prima dobbiamo, per forza di cose, mettere a bagno i nostri ceci. Nello specifico noi usiamo il cecio piccolino del Casentino, quello rosa, lo mettiamo a bagno e lo facciamo bollire il giorno successivo. Secondo passaggio. Secondo passaggio prendiamo una cipolla, possibilmente non troppo forte. Io in questo caso qua uso una cipolla di Tropea che ha logicamente la sua dolcezza, ma comunque sia può andare bene qualsiasi cipolla, basta che non abbia un'aggressività esagerata. Andiamo a preparare un soffritto di cipolla. Adesso aggiungiamo del rosmarino. Rosmarino è un'erba mediterranea molto tipica anche della Toscana, che conferisce alla vellutata di ceci una particolarità, diciamo aromatica, che inizialmente può sembrare di contrasto, ma se dosata giustamente è in equilibrio, gli dà un pochino di amarognolo al dolciastro del baccalà. Abbiamo i nostri ceci già lessati, li andiamo a passare con un po' di acqua, della loro acqua, in padella. Li facciamo un po' insaporire, è il giusto termine. L'importante in queste operazioni, come nelle operazioni di quando andiamo a lessare i ceci, mai aggiungere sale. Tu da tanti anni che fai il cuoco? Sono una ventina d'anni che faccio il cuoco, sì. Ho iniziato molto presto la mia attività. Io dopo l'istituto alberghiero ho fatto delle esperienze lavorative in Italia e all'estero, dopodiché ho avuto l'opportunità di aprire un'attività per conto mio, quindi all'età di 21 anni ho deciso di iniziare a fare il cuoco. Bene, ma come mai Osteria del Teatro? Esisteva già da prima l'Osteria del Teatro. E quindi io ho rilevato un nome che già c'era. Era la vecchia ubicazione a fianco al teatro, poi adesso noi siamo invece all'interno di un palazzo del Cinquecento, era il palazzo del capitano delle guardie del comune di Cortona, questo è un palazzo nobiliare, e ci siamo trasferiti qua dove abbiamo più spazi, dove abbiamo un ambiente molto più piacevole. Bene, adesso iniziamo a friggere il nostro baccalà. L'andiamo ad adagiare su una carta assorbente in modo da aiutarlo. Prendiamo il nostro piatto di portata, quindi adagiamo i nostri ceci frullati. Ecco qua, questo è il nostro piatto finito.
Io distruggo tutto. Beh, questa è la cosa più bella che a me piace di più. Ecco, allora assaggiamo. Anzi, assaggia anche tu, così mi dici se è venuto bene o no. Esatto. Ma se è venuto male io non glielo dico mica. Ah, ok. È venuto anche bene. Molto bene. Beh, per ora ve lo racconto, poi quando verrete qua me lo racconterete voi, Niente male, c'è l'acciughina che volevo. L'acciughina va distrutta.